Ciao, io sono Franco, vengo dalla Sardegna. Ho cominciato questa esperienza circa un anno, più di un anno fa, a Iași. Avevo problemi molto grossi ai miei denti per la parodontite e la piorrea, più che altro. Li perdevo molto facilmente. Ho fatto un intervento 20 anni prima in Corea del Sud, me li hanno incapsulati i denti, me li hanno fatti più fini e incapsulati in modo da non perderli. Garantiti per 10 anni e devo dire che sono stato molto contento perché mi è durato per 20 anni questo lavoro. Era in oro e ceramica, non erano i materiali che usiamo adesso, però molto funzionanti. Molto pratico. Purtroppo, dopo tanto tempo, si sono consumati, dopo 20 anni, e ho dovuto rincorrere a qualche altro metodo perché avevo problemi di sensibilità molto. Sensibilità. Non potevo bere freddo, non potevo mangiare neanche caldo, molto, molto caldo. Il primo impianto l'ho fatto, l'intervento proprio di tutti e 13. Perché ne ho 6 su e 7 giù, li ho fatti a Iași, in Romania, la clinica di dottor Palmas. Il dottor Fanea è stato il mio chirurgo, molto bravo, e mi ha consigliato lui perché 3 anni prima di venire qui io mi ero deciso in Sardegna di mettere gli impianti superiori e ho fatto la spesa di un bel po' di soldi per 6 impianti. 7.500 euro solo i provvisori per 6 impianti superiori. E non mi sono trovato bene. Mia moglie mi diceva sempre che mi avevano messo una dentiera da cavallo, come parlava lei. Erano troppo grandi i denti frontali. Non so adesso come vengono definiti i due. Gli incisivi, questi due, ok? Erano molto grandi. E infatti mi cambiava l'espressione del viso. Addirittura che ogni volta che andavo a controllo da in questo studio, mia moglie si lamentava e gli diceva a questo dottore: ma a lei piacciono i denti che ha messo a mio marito? E faceva la faccia così, sinceramente, guarda, se lui vuole glieli posso cambiare, a spese mie. Mi ha detto pure questo. Però io avevo perso la fiducia in questo dottore perché non mi ha accontentato come volevo, ecco. Dunque, dopo 3 anni con questo impianto, ho avuto anche due problemi che mi faceva pure male in certi punti perché non erano messi bene gli impianti. Quando sono venuto a Iași, infatti, ho avuto la conferma con la panoramica, con la TAC che mi è stata fatta, che due degli impianti che mi erano stati innestati non erano messi correttamente, erano molto trasversali, andavano verso il mio setto nasale, non erano perpendicolari, no, erano messi così. Dunque il dottor Fanea mi ha consigliato se vuoi fare, perché io ero venuto qui in Iași per fare l'arcata inferiore, perché la superiore avevo già i miei 6 impianti. Però mi è stato consigliato, se tu vuoi un lavoro ben fatto, dovresti togliere tutto e rimettere tutto a nuovo, perché con il lavoro che mi è stato fatto in Sardegna e con quello che usiamo noi non è compatibile. Cioè mi veniva un'arcata molto più fuori, l'arcata superiore, in base a quella inferiore. E dunque mi sono convinto e mi sono fatto togliere tutto. Ho fatto tutta la bocca nuova e sono felicissimo di averlo fatto. Molto bene, c'ho gli impianti definitivi da 6 mesi, sono venuto per controllo. Ho scelto la superior, l'arcata superiore, o no, l'arcata inferiore e la premium, l'arcata superiore. Comunque mi trovo molto bene, non ho avuto problemi di niente in questi 6 mesi,
L'igiene è importantissima, quella, se no gli impianti non vanno a lungo conservati, idropulsore, spazzolini, ogni volta che serve bisogna averli. E ce l'ho, l'idropulsore ce l'ho dietro come mio figlio. Dappertutto? Sì, dappertutto. Anche qui me lo sono portato. Eh sì, purtroppo serve. Sì, quello è importante. Perché non abbiamo più i nostri denti, il filo interdentale lo uso lo stesso, diverso filo, come sapete, non è il nostro filo che passa da un dente all'altro, però bisogna usarlo. D'accordo. E questo è il processo che bisogna fare. Sorriso, secondo me, è comunicare con gli altri. Io sono sempre positivo come mia moglie, meno male. Mi considero molto positivo. E il sorriso è importante, sì, perché con la persona che hai di fronte, l'espressione del viso, il sorriso, comunichi con te, con un'altra persona, in qualsiasi momento, il momento del lavoro, il momento della giornata, è importantissimo. La bocca sana è importante per tutto il nostro organismo, specialmente per lo stomaco, la masticazione è importantissima. Secondo me, io infatti ho ripreso anche a mangiare meglio, a gustare meglio. Poi l'importante è smettere di fumare, perché io fumavo, ho smesso da tanto tempo fa, meno male sono riuscito, perché non è facile. Ho smesso nel 2007, dunque sono un bel po' di anni, e mi sento molto meglio senza fumare, e anche il caffè un po'. Ci ha portato anche il documento, sì. Video, ci ha portato foto di dove è stata, della clinica interna, di come è strutturata molto bene, molto pulita, molto cordiali tutti e voi, sia la logistica, sia le ragazze, io le chiamo le hostess, ok? Sì. Alla reception, cioè è rimasta molto colpita. Io vengo da una vita all'estero, lavoravo all'estero, ho lavorato per 32 anni in giro per il mondo, dunque per me non era un problema venire a Iași. In Romania sono stato anche per lavoro diversi anni fa, tante volte, non era in questa zona, comunque sempre è uno stato estero. Sì. Per me non c'è problema uscire dal nostro paese. Mia moglie invece più si mette ansia i giorni prima della partenza, le donne sono più ansiose. Magari sì. Sì, è vero. Vorrebbero partire sempre, però quando viene il momento hanno il timore. Carica l'ansia, sì, sì. È vero.